Che cos'è per te Inter Forever? Cosa significa essere qui? Cioè, per me, prima di ritrovare ex compagni, amici. Cos'è per te Inter Forever? Ma guarda, io tutte le volte che ho la possibilità comunque di ritornare a rivestire la maglia nerazzurra è una grandissima emozione, perché ho giocato con l'Inter ma sono anche tifoso, sono sempre stato tifoso, tutta la mia famiglia è stata sempre tifosa, quindi è una cosa che si sente proprio dentro. È bello perché si riprovano tante sensazioni, si pensa all'esperienza che è stata nel mondo Inter, una bella emozione per rivedere tante leggende della storia dell'Inter che comunque sono qua e mettono a disposizione il loro entusiasmo, la loro personalità per questa bellissima partita. La prima cosa è ritrovare ex compagni, amici, cioè gente con la quale sono stato molto bene. Grazie. Meno tollo, poi cioè gli altri benissimo, meno tollo. Però si sta allontanando. Abbiamo altri due giorni qua, eh. Chi era il compagno di squadra che si vestiva peggio? Questo è facile. Vestiva peggio? Peggio. Questo è troppo facile. Ma. Bravo, anche. Hai ragione. È un piacere enorme, un grande piacere di ritrovare i compagni che da molto tempo che non ho visto, Zanetti, Fabio Galante, anche Michael Silvestre, Usman Dabo e tutti gli altri, Seba, Veron. Quindi è un piacere. Siete qua e lui gioca. Penso che è un progetto bellissimo dove noi possiamo ritrovare ex compagni, parlare un po' delle vecchie storie, diciamo, e niente, è una cosa molto 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 bella. E Francesco Toldo allenatore com'è? Guarda che non ho visto ancora, no, vediamo, ma Franci è uno che sa parlare, è una persona intelligente, vediamo. Bei ricordi, divertiamo quando siamo tutti insieme, facciamo belle partite, una bella esperienza con tutti i ragazzi, passiamo bene sempre, siamo una bella famiglia.
molto bello, per dirti la verità, perché quando ormai hai lasciato il calcio come giocatore per più di 30 anni praticamente, poi rivedi i tuoi compagni vecchi della squadra di una volta, è una sensazione bella, e speri proprio in questi paio di ore di ricollegare con tutti quanti. Presentazione dello stadio, secondo loro il più importante della vita, e hanno chiesto all'Inter, che è una cosa importantissima. Se noi siamo qua è grazie a ognuno di voi che ha partecipato alla storia dell'Inter. Sei. Perché non sei venuto? Dico. Dove sei? A casa. A casa. La prossima volta vieni. Che brutto che sei. Tanto stretti, bravo. Ah, è bello, è bellissimo. Ti fa andare indietro, no? Quando giocavo. Bello che c'è il pubblico, è venuto anche. È un bellissimo stadio, complimenti a tutta la società del Tottenham. Adesso le dico di salire a Biezzanetti, perché sta troppo indietro. Bisogna giocare con i tre difensori lì, eh? Sì. Perché Laurent è troppo vecchio. Chiama Nicola! Chiama Nicola, Nicola! Poi il mister ha scelto così, ha visto... Visto Dabo, che forse è leggermente un po' più in forma di me. Sono felice, è da un po' che non giocavo, pensavo peggio onestamente, a parte il gol che è stato abbastanza carino, mi sentivo bene fisicamente, però eravamo già d'accordo con mister Toldo che avevi fatto 20-25 minuti.
una grande festa, bellissima partita, intensa per la nostra età, però no, ci siamo divertiti, soprattutto credo che la gente che è venuta fin qui si è divertito tanto. Ah, è stato veramente bello, un bel ambiente, poi ritrovare in campo vecchi compagni, cioè quelli che ci abbiamo trovato qualche volta in campo, niente, è stata una bella partita e poi abbiamo vinto, che è la cosa più importante. Bravi ragazzi! Bravissimi ragazzi, avete salvato la panchina del mister!